Oggi approfondiamo la respirazione. Ciao, sono Maurizio e oggi voglio farti un approfondimento sulla respirazione. La prima cosa che ti chiedo però è iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra. Ho scritto iscriviti, è molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Metti un bel like e attiva la campanella delle notifiche. Inoltre, supportami concretamente con un super grazie. La respirazione è composta da due fasi, la inspirazione e l'espirazione. Allora, esistono tre tipi di respirazione, cioè la respirazione apicale o clavicolare, che è quella quando andiamo a correre e abbiamo il fiatone, ci fa fare. Ok, questo tipo di respirazione qui per adesso lo mettiamo da parte. Parliamo invece della respirazione diaframmatica. Allora, la respirazione diaframmatica funziona così: quando prendo aria, io gonfio la pancia, tendo a stare largo qua in questa parte, mi metto così di profilo. Quando inspiro, gonfio la pancia. Perché faccio questa cosa che gonfio la pancia? Perché qua, in questa fascia qua, in questa parte qua, c'è una fascia addominale che si chiama appunto diaframma. Il diaframma separa cuore e polmoni dalle viscere. Allora, che succede? Quando inspiro tenendomi largo qua, aiuto il diaframma a scendere, quindi ci sarà più spazio per i polmoni per prendere aria. Allo stesso modo, durante la fase di espirazione, anche durante la fase di espirazione, mi mantengo largo perché almeno il diaframma risale più lentamente possibile. Questa risalita del diaframma è come la pompa della bicicletta che, dando la spinta, la pressione, manda l'aria appunto a una certa velocità che è importantissimo. Quindi una respirazione bassa, una respirazione diaframmale, che prevede l'utilizzo degli addominali e anche delle lombari, quindi di questi muscoli qua dietro. Bisogna tenersi larghi anche qua dietro, quindi le lombari devono essere rilassate. Quindi prendiamo aria e soffiamo. Questa è la respirazione diaframmale. Poi c'è anche un altro tipo di respirazione, la respirazione toracica, che usa i muscoli intercostali e i muscoli dorsali per allargare le costole, cioè quando prendo aria, le costole si allargano. E quando soffio, si restringono. Diciamo che è un mantice naturale. Allora, adesso io utilizzo sempre una respirazione che io chiamo una respirazione piena, una respirazione diaframmatica e una respirazione toracica combinata in questo modo. A questo punto parte un altro video, che è questo video qua, di cui già ti ho parlato un'altra volta, che è quello che blocca il 90% dei tuoi progressi sul sax. Quindi in questo video qua c'è il seguito di questo. E tu che tipo di respirazione utilizzi? Scrivimelo nei commenti. Se ti piace questo approccio scientifico allo studio del sax, dove nessuna cosa è lasciata al caso, ma ogni singolo elemento va a formare un mattoncino del tuo suonare bene il sax, allora clicca il link in descrizione, studia con me e clicca qui. Si aprirà un forum, metterai il tuo nome, la tua email, un breve messaggio e io ti ricontatterò e potremo fissare un appuntamento dal vivo se siamo vicini, mentre se siamo lontani anche su Skype. Oppure da adesso c'è anche il video corso base di sax, sono 25 lezioni e ti porto da 0 a 25 a un livello tale che ti potrai divertire col sax e suonare le tue canzoni preferite in maniera naturale, in maniera divertente, in maniera performante. Vatti a vedere su internet il nuovo sito dell'Emotional Duo, www.emotionalduo.com, il duo che ho con la pianista Yuka Matsubara e facciamo musiche di cartoni animati e musiche di film e animazione giapponese. Emotional Duo. Ti ricordo i miei social, Maurizio Lone Sax, Facebook, Maurizio Lone Sax col trattino basso, Instagram, la mia email, maurizioloneSax@gmail.com e il mio sito internet www.maurizioloneSax.com. Allora, un caro saluto, arrivederci al prossimo video. Ciao!